come legislatore io ho proposto questo disegno di legge sul bullismo, perché effettivamente sono stato anche chiamato da molti genitori, quale insomma abbiamo notato che è un fenomeno larga diffusione, in particolare tra gli studenti, in particolare tra le scuole, e adesso soprattutto con l'avvento della tecnologia, del quale il bullismo, ma il cyberbullismo, ti segue da tutte le parti, tutti i minuti, tutte le ore. Le cose e le dinamiche sono molto cambiate da quando all'epoca ci si ritrovava, si aveva posti e luoghi dove si frequentavano gli amici, e usciti, e una volta usciti dalla scuola, da quei luoghi magari dove si venivano vessati attraverso il bullismo, si riusciva però fuori da quei luoghi a vivere una vita serena, a vivere i propri affetti, a vivere i propri amici. Oggi non esiste più. Oggi si è seguiti da tutte le parti, oggi ti fanno filmati, video, foto per metterti sui social, questi social diventano virali, portano la tua immagine e ti vessano da tutte le parti, tutti i tuoi amici lo sanno, anche quelli che sono a casa tua, anche i tuoi genitori, e quindi questi ragazzi che tendono ad isolarsi, tendono a non uscire più di casa, tendono a deprimersi, e in particolare sono aumentati molto i casi di suicidio. È un nostro dovere combattere questo, combatterlo. Noi dobbiamo farlo come politica, dobbiamo informare, dobbiamo formare la gente, dobbiamo formare i genitori, dobbiamo formare gli alunni, dobbiamo informare gli insegnanti, perché è un nostro dovere fermare questo problema che ormai da tanto tempo si sta verificando e che sta aumentando in numeri a dismisura. All'interno di questa chiacchierata che abbiamo deciso di proporre al nostro pubblico, un tema centrale era quello del ruolo che i genitori potevano avere nel cyberbullismo e il rapporto tra tecnologia e web, quindi anche e figli. Ecco, quindi molte volte sono i figli che insegnano ai genitori quello che è l'utilizzo dei social, delle applicazioni. In questo caso invece bisogna che un po' anche la famiglia riesca a trovare il proprio modo di essere tecnologica e quindi di utilizzare i social per capire un attimino come funzionano, e quindi non tanto dare consigli al figlio, ma capire almeno come cavalcare quest'onda, che è l'onda tecnologica che se non facciamo nulla ci schiaccia, e dobbiamo imparare a cavalcarla, quindi sapere che social utilizza nostro figlio, sapere quali sono alcuni meccanismi per prevenire dei danni, saper controllare un computer, anche voglio dire di accesso familiare, un tablet, cose di questo tipo. Quindi l'idea che anche chi sta vicino al ragazzo, ragazzo giovane, debba un po' prendere dimestichezza con la tecnologia, con i social, anche perché il passaggio successivo poi sarà nel mondo del lavoro e questo coinvolgerà sia il figlio ma anche il genitore, perché anche il genitore non si userà il termine, no, di cyberbullismo, però molte volte errori anche da parte dell'adulto nell'utilizzo dei social portano ad esempio al licenziamento. Abbiamo visto casi anche di questo tipo, quindi è un'accortezza che serve all'adulto e all'adulto nel momento in cui è genitore. Ecco, questo prevalentemente il senso del mio intervento questa sera. Beh, in questa sera parliamo di bullismo proprio perché questo fenomeno si sta diffondendo sempre di più tra i giovani. Non si ha ancora bene coscienza di quanto i ragazzi abbiano questo problema, e molto spesso è difficile riconoscerlo. Per questo l'informazione verso sia la comunità che le persone che gravitano intorno ai ragazzi colpiti dal bullismo diventa molto importante. Beh, per difendersi sicuramente la prima cosa più importante da fare è quella di condividere le proprie esperienze con le persone che siano attorno. La rete diventa veramente la prima arma che la vittima ha a suo favore. Bisogna parlarne con i genitori, parlarne con gli insegnanti, parlare con gli amici che possono comprendere la situazione di chi sta vivendo questo problema. Il silenzio è veramente la peggiore cosa che si possa perseguire. Parliamo un po' di questo ultimo mio lavoro editoriale, improntato sul bullismo, sul cyberbullismo.
E parliamo della struttura del fumetto, perché poi c'è chi può ampiamente descrivere poi le finalità di questo prodotto. Il fumetto, che credo sia anche per come è stato realizzato, credo che sia anche piuttosto inedito per la sua composizione, è composto da un paio di storie fumetti inedite che ho preparato con i miei storici personaggi Gary e Spike, e poi ci sono all'interno una serie di pillole che vanno a spiegare un po' i meccanismi del bullismo e del cyberbullismo. Ovviamente questa è la parte più accattivante, destinata per i giovani, mentre invece poi nella parte dedicata alle famiglie e ai genitori si possono trovare una serie di interventi di esperti che hanno partecipato appunto a questo progetto, e ritengo che sia un prodotto efficace, sta avendo un buon riscontro.